Care amiche e cari amici, eccoci qui con 5 minuti di ritardo, ma non di più. Siamo rigorosamente in diretta, sono le 20:35 di questo venerdì che ci vede insieme per un altro meraviglioso viaggio. C'è un tema bellissimo che dovremo affrontare, volersi bene, in viaggio verso sé e verso gli altri. Mi auguro, come sempre, che anche questa serata rappresenti per tutti noi un momento di crescita e di riflessione personale. Sono molto felice, di essere in collegamento, dalla sede del Centro Studi Evolution, come potete vedere. Siamo, con una piccola cabina di regia televisiva che abbiamo volutamente fatto per dare il meglio del nostro servizio, sperando che anche tutti i problemi tecnici che di solito in queste dirette arrivano, siano il più possibile risolti, casomai ce li segnalerete. Siamo dunque in diretta, lo ricordo. Io vorrei innanzitutto ringraziare il Comune di Arcole. Vi ricordo che questa è una serata che fa parte dell'obiettivo Progetto Benessere. Già questo è un comune che si occupa del benessere, già questa è una cosa bellissima a dir poco, e vorrei subito leggervi le parole del dottor Riccardo Godi, che è l'assessore che si occupa di questo particolare servizio formativo, e devo dire che con il Comune di Arcoli io sto portando avanti una collaborazione ormai da anni. Incontro i ragazzi delle prima, della seconda e della terza media. Io e il mio collega, il dottor Picco, abbiamo fatto tanti incontri, tanti progetti e spero che ce ne saranno ancora tanti altri. Bene, vorrei leggervi il messaggio che il dottor Godi, l'assessore, vuole dare a tutta la cittadinanza di Arcole e naturalmente a tutte le persone che in questo momento sono in collegamento in diretta con noi. Buonasera a tutti, leggo testualmente. A distanza di qualche mese dai nostri ultimi incontri, obiettivo benessere, mai avrei potuto immaginare ciò che stiamo vivendo in questi giorni. Ci troviamo ognuno nelle proprie case, eh sì, uniti insieme con la tecnologia. Finalmente un buon uso dei mezzi digitali. Ciascuno sta vivendo la sua esperienza. È una serata speciale e il tema è centrale. È il tempo di ripartire, è tempo di volersi maggiormente bene. Grazie a Pietro Lombardo per questa nuova esperienza, con la speranza di poterci trovare tutti al più presto insieme, per poter proseguire tutti i nostri progetti nei confronti dei ragazzi e delle famiglie. Un abbraccio virtuale, un saluto, scusate, dal Comune di Arcole, dottor Riccardo Godi. Ecco, io vi ho voluto leggere questo messaggio come se lui possa essere presente qui con noi, perché questa iniziativa è realizzata grazie, ripeto, al Comune di Arcole. A Dio piacendo, avremo altre 2 serate da stare insieme, sempre in questa modalità, considerando che, come vedete, l'emergenza coronavirus non è assolutamente terminata, e vorrei anche invitare tutti a un comportamento responsabile, perché noi siamo le gambe del virus, per cui se noi abbiamo un buon comportamento, gli impediamo di circolare e di continuare a fare tutti i danni che purtroppo ha fatto sino a questo momento. Volersi bene. Beh, innanzitutto, qualcuno di voi sa, qualcuno di voi non sa che io amo un mio libro in particolar modo che si intitola proprio Volersi bene. Un libro che pensate è stato scritto 20 anni fa, se ci penso mi vengono i brividi. In uno dei periodi più neri, aggiungo, della mia vita. Per, diciamo, mie vicende personali, mi sono trovato davvero in quella che io ho chiamato le notti dell'anima. Beh, io vorrei in questa serata parlarvi di argomenti nuovi, non li abbiamo mai trattati, aggiungo, è la prima volta che noi vedremo quello che adesso, beh, alcuni concetti magari per chi è già venuto in quella bellissima scuola media di Arcole dal vivo, anzi saluto tutte le persone che ho potuto conoscere dal vivo, spero che altre possa conoscere in futuro, perché
perché mi mancano davvero molto questi incontri di fisicità, ma comunque sia, qualcuno di voi sa che io porto avanti da anni l'impegno alla crescita, alla consapevolezza, alla maturazione, ma anche a dei valori. Ecco, io vorrei che in questa serata unissimo un po' queste due diverse realtà, quella cioè della conoscenza, della consapevolezza, ma anche quella dei valori, e cercherò di farlo nel migliore dei modi. Partiamo. Allora, in questo viaggio vi ho preparato delle slide. Le slide ci aiuteranno a seguire meglio e anche ad avere magari un po' più di leggerezza nello stare insieme. Naturalmente non sarà una serata lunga, termineremo alle 2 di notte, per cui prima di Sanremo, e sto scherzando, 1:45, e staremo insieme, preparatevi con cibari e tutto quanto, se volete andare in bagno non disturbate nessuno, mettetevi pure comodi, tutta sul divano, come preferite voi, fate finta di essere a casa vostra, ecco, fate finta proprio, immaginate di essere a casa vostra e di questa serata nel migliore dei modi. Detto ciò, qualche battuta me la concederete, vero, per cercare un po' di rendere un po' più, come dire, leggera, no? Questa serata. Detto ciò, partiamo subito con una bellissima immagine. Le immagini accompagneranno e daranno anche un po' valore a quello che noi stiamo vivendo e condividendo insieme. Per cui saranno delle immagini che in qualche modo ci aiuteranno ad essere ancora più consapevoli di quello che noi stiamo in questa serata condividendo insieme. Saluto naturalmente tutte le persone che mano a mano stanno arrivando, davvero vi saluto e vi ricordo che poi avete anche la chat di YouTube per commentare e se volete anche per fare delle domande. Beh, che dire, qui diciamo una cosa fantastica, amare se stessi, guardate che bella parola, è l'inizio di una lunga storia d'amore, lunga tutta una vita. In effetti, amare se stessi è davvero una lunga storia. La persona con cui abbiamo a che fare di più nella vita, riflettete, ci siamo proprio noi. Noi ci possiamo separare da molte persone, speriamo di no, ma non possiamo separarci da noi. Se lo dovessimo fare, in realtà lo possiamo fare, cadiamo nella malattia mentale, per cui cadiamo nella psicosi, cadiamo in una dissociazione di personalità che penalizzare per sempre la nostra esistenza. Noi, cari amiche e cari amici di Arcole, di Obiettivo Benessere, siamo qui perché abbiamo in qualche modo di fare questo viaggio, per cui di volerci per davvero del bene. Entrare in rapporto con se stessi, io lo dico subito, non è una cosa facile. Non è una cosa facile. Non è una cosa facile per vari motivi. Non è una cosa facile perché in realtà c'è tutto un cammino che noi dobbiamo fare, per cui è un cammino che ci vede impegnati nel viaggio della nostra vita. Allora, da questo vista, che cosa possiamo dire? Beh, possiamo dire una cosa molto importante. Possiamo dire che il nostro cammino avviene attraverso una fase di sviluppo. Queste fasi di sviluppo sono ben state studiate, noi le conosciamo molto bene, e colei che in qualche modo per prima ci ha portato a capire che cos'è una fase di sviluppo è Margaret Mahler. Margaret Mahler ha fatto fatto capire la nascita, no, psicologica di un essere umano. Noi nasciamo in realtà almeno tre volte. La prima volta quando siamo desiderati, la seconda volta quando c'è la nascita reale, quella il nostro compleanno, e la terza in realtà è quella psicologica. Io credo poi che ce ne sia anche una quarta, che è un po' la nascita spirituale. Ma detto questo, Margaret Mahler cosa ci fa capire? Ci fa capire che il processo di individuazione è all'origine del rapporto con noi e del rapporto con gli altri. Pensate un po', perché questo doppio rapporto che noi abbiamo attraverso queste, come vedete, quattro diverse fasi: la differenziazione, la sperimentazione, il riavvicinamento e la costanza oggettuale. Sono
parole molto importanti queste, perché sono le parole che segnano lo sviluppo umano. Questa fase è quella che crea da una parte la relazione primaria, ma è quella che dovrebbe permetterci di diventare persone individuali, cioè che hanno la cosiddetta piena coscienza di sé. Nella prima fase abbiamo la separazione. La separazione è un atto importantissimo. Quando si parla di separazione, generalmente noi ne parliamo quasi sempre in termini negativi, no? Se voi ci riflettete un attimo. Eppure, qui per separazione che cosa si intende? Si intende il fatto di doverci allontanare, di creare un confine, cioè all'emergere dalla fusione sibiotica con la madre. Perché questo è importante? Perché vedete, se noi non abbiamo questa distanza, cioè se noi non riusciamo a creare un confine tra noi e gli altri, il senso dell'io di fatto non avverrà mai. Una delle conquiste più importanti della vita per volersi bene e voler bene è la conquista dell'autonomia. L'autonomia è una delle conquiste più importanti della vita, perché è tramite questa conquista che ognuno di noi avrà la possibilità di diventare artefice delle proprie scelte, del proprio progetto di vita, ma soprattutto più una persona raggiunge questa separazione, dunque diventa autonoma, più sarà capace di creare sane relazioni. Non solo, attenzione cari amiche e cari amici, di Arcole con gli altri, ma con se stessi. Perché quando noi non abbiamo raggiunto una buona separazione, è come se creassimo sempre dei rapporti di invischiamento, dei rapporti malati. Sapete cosa diceva Carl Gustav Jung, grande allievo di Freud, da cui poi lui si è dissociato? Diceva una cosa molto bella, che non è possibile creare una relazione fusionale che nel tempo non diventi patologica. Vorrei ricordarvi che la parola patologia è una parola greca e il significato della parola patologia è parlare della sofferenza. Dove c'è una patologia, c'è uno stato di sofferenza. Ad esempio, se noi abbiamo dal punto di vista fisico un organo malato, l'organo soffre, si parla di patologia. Allora voi comprenderete l'importanza che ha questo concetto per la nostra realizzazione personale. Mi rivolgo soprattutto ai genitori che spero in questo momento siano all'ascolto. E gli insegnanti di scuola materna o primaria possono capire bene il significato di queste mie parole. Apprendere vuol dire diventare autonomi. Pensate che noi in Italia abbiamo il 20% dei bambini con difficoltà di apprendimento. Ma notate, soltanto 100 del 20% ha un cosiddetto ritardo intellettivo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire semplicemente che la difficoltà di apprendere di molti dei nostri bambini non dipende da difficoltà come può essere la dislessia, la disortografia, la discalculia, la disprassia, eccetera, eccetera, ma da una mancanza di autonomia, l'incapacità di trovare quello spazio mentale per concentrarsi sullo studio e per dare il meglio di sé. Parlo da allenatore di studenti, io amo tantissimo spiegare ai miei ragazzi, ai bambini che incontro, questi concetti, perché l'autonomia che si conquista nei primi anni di vita la si incomincia a vedere soprattutto alla scuola primaria, parlo delle elementari, le nostre elementari insomma, quando questo processo di separazione ti fa capire se è avvenuto bene, è avvenuto così così, o non è avvenuto per niente. Vi ho detto un concetto molto importante, tenetelo a mente questo, per cui i genitori, in particolar modo i genitori, dovrebbero il prima possibile favorire il processo della separazione. E chi più di tutti dovrebbe favorire questo è il padre.
perché il padre è quella persona che dovrebbe entrare in relazione con il figlio mettendo da parte la madre, cioè riuscendo a superare quella che è quella meravigliosa relazione d'amore che c'è tra una madre e un bambino, una madre e una bambina, ma il padre deve desiderare di entrare in questa relazione, deve fare il ruggito del leone e rassicurare la propria donna che tutto va bene perché la donna più è rilassata, più diventa una madre sufficientemente buona. Ma che bei concetti che abbiamo detto, ma che bei concetti che abbiamo detto, ma non è finita. Andiamo avanti sperando che tutto vada bene, andiamo avanti, andiamo avanti. Abbiamo, come vedete in questa immagine, un bambino, abbiamo questo bambino che a questo punto, se è intervenuto il processo di separazione, dovrebbe, dico dovrebbe, aver raggiunto la cosiddetta individuazione. L'individuazione consiste nella conquista dell'autonomia intrapsichica, la percezione, guardate, la memoria, il pensiero, l'esame di realtà. Non sono forse queste le competenze che vengono richieste nello studio e non solo nello studio? Ovvero quelle conquiste, perché qui si parla proprio di conquista, che segnalano la presa di possesso delle sue caratteristiche individuali. E qui sull'individualità dopo faremo delle profonde riflessioni. Guido Petter era un famoso professore di psicologia, io ho fatto due esami con lui, davvero una persona squisita anche dal punto di vista umano. D'altronde lui aveva iniziato la sua carriera partendo proprio dalle elementari. Era un insegnante delle elementari che via via, pensate, è arrivato a insegnare sino all'università. Bene, Guido Petter, in un suo libro, parlava del diritto alla felicità e diceva che il primario diritto di un bambino è il diritto alla felicità. La cosa interessante di Guido Petter è l'accezione particolare che lui dava al termine felicità. Cosa ci diceva lui? Ci diceva che un bambino felice non è solo quello che ha tutto ciò che desidera e che ha attenzione, tutte le attenzioni affettive che un bambino giustamente dovrebbe ricevere, ma è il bambino che ogni giorno conquista nuove abilità, è il bambino, la bambina intraprendente, quella che intraprende l'avventura della vita. La vita è una grande avventura. La vita è un'avventura, fondamentalmente, ma è un'avventura solo se noi diventiamo avventurieri, perché altrimenti è l'avventura degli altri, ma non è la nostra. E non c'è cosa più triste che arrivare alla fine della vita e rendersi conto di non aver vissuto. Io mi rendo conto, per dire, che per molti anni, per tutte le mie problematiche, perché chi fa il mio lavoro ha più problemi degli altri, non so se voi questo l'avete capito, ma è come se non avessi vissuto, per forza, perché ho vissuto in uno stato di non intraprendenza, per cui di blocco, di inibizione, di chiusura, di stasi, come si dice. Allora, tutto questo cosa ci fa capire? Tutto questo ci fa capire quanto è importante, invece favorire il processo di individuazione. Beh, mi auguro che intanto le cose che vi ho detto fin qui siano, tutte chiare. Molte persone ci stanno seguendo, sono felice di questo, spero che altre, si aggiungano. Guardate che vi ho preparato una cosa breve ma intensa. Io ci tengo questa sera a darvi qualcosa di breve ma molto intenso. Allora, se noi vogliamo continuare questo viaggio, dobbiamo partire da questa bellissima immagine, ma soprattutto da questa, verissima frase. Quello che abbiamo, in molti possono averlo. E beh, tutti possono avere il mio smartphone, tutti teoricamente possono avere la mia automobile, tutti teoricamente potrebbero avere i miei vestiti o tante altre cose. Ma attenzione, quello che siamo, nessuno può esserlo al nostro posto. Ma quanto è importante questa frase? Ecco, forse noi non ci rendiamo conto che la cosa più importante della vita è essere. Essere la persona che siamo. Cosa vuol dire allora volersi bene? Volersi bene vuol dire che una volta che noi siamo usciti dal processo di separazione e individuazione, abbiamo raggiunto quella maturità per poter affermare
con i polmoni pieni d'aria, di ossigeno, di vitalità, quella corsa nel prato della vita, quella corsa verso il sole che ci dà la possibilità di sentirci veramente realizzati. Io oggi con un gruppo di ragazzi che ho seguito e a questi ragazzi parlavamo oggi del tema della motivazione, un tema enorme. La motivazione è presente ovunque, è trasversale a qualsiasi campo della vita, è presente in qualsiasi età. Perdere la motivazione o non avere delle buone motivazioni per vivere vuol dire spegnersi, vuol dire morire in anticipo, vuol dire lasciarsi morire, o diventare pieni di distruttività, di angoscia. Comunque sia, qual è il principio fondamentale della motivazione? Beh, il principio fondamentale della motivazione, cari amiche e cari amici di Arcole, è questo: che noi siamo nati per essere delle persone felici. La motivazione più potente è questa aspirazione alla nostra esistenza. Ma come si ottiene questo? Tramite l'appagamento. Che cos'è l'appagamento? È lo stesso principio di quando una persona ha fame. Quando una persona ha fame, cos'è che ha? Ha lo stomaco vuoto. Cosa fa se ha lo stomaco vuoto? Ovviamente cerca il cibo. Nel momento in cui ha il cibo, la persona smette di avere fame, si rilassa, si distende, diventa una persona rilassata. In quel momento crea l'omeostasi, cioè crea uno stato di equilibrio. Che cos'è la vita dell'uomo? Beh, la vita dell'uomo, se ci pensate un attimo, è una continua ricerca di questo stato di omeostasi, di equilibrio, di appagamento. Ma per l'essere umano l'appagamento non è soltanto il mangiare, il bere, perché vorrei ricordarvi che c'è scritto che non di solo pane vive l'uomo. Quando allora noi diciamo che tutti possono essere quello che abbiamo noi, ma non tutti possono essere quello che siamo noi, stiamo affermando una delle più grandi leggi del volersi bene. Fate bene attenzione su questo, perché su questo ci giochiamo il nostro benessere psicologico, fisico, mentale e anche spirituale. Noi dobbiamo renderci conto di questa meravigliosa legge, che è la legge dell'unicità. Se noi riusciamo a capire questa, allora noi abbiamo fatto un grande passo in avanti, perché siamo nelle condizioni di andare verso. Per cui, che cosa ci insegna la vita? Che cosa ci insegna la vita? La vita ci insegna una cosa molto particolare, che a volte imparare a prendersi cura di se stessi può essere più difficile che prendersi cura degli altri. Io sono convinto che in questo momento molte di voi e molti di voi stanno annuendo dentro di sé. È più difficile, paradossalmente, prendersi cura di sé. Perché? Perché per prendersi cura di sé ci deve essere un humus, un terreno, ci deve essere una cultura, cultura nel senso letterale del termine, coltivazione. Cultura vuol dire non solo cultura, conoscenza, ma anche nel senso di coltivare. Noi non siamo probabilmente stati educati alla educazione della nostra persona, a prenderci cura di noi. Anzi, lo dico in maniera ancora più chiara: il fatto di pensare a se stessi potrebbe farci sentire in colpa, egoisti. C'è stato per tanto tempo il principio del dovere, cioè quello che conta nella vita non è quello che sei, quello che conta nella vita è quello che fai. Il senso del dovere. Sudolsky era un filosofo russo che diceva che il senso del dovere fa parte della vita, per cui è fondamentale vivere con un senso verso il prossimo, verso la società, verso gli altri. Ma il senso del dovere non dovrebbe mai essere disgiunto dal senso della gioia. Sapete perché? Perché se io ho un dovere, ad esempio, religioso, e prego tutti i giorni, e vado a messa, e mi confesso una volta alla settimana, e dico il rosario, e faccio tutto quello che c'è da fare, ma non metto gioia in quello che faccio, quello che io trasmetto non è il senso dell'incontro gioioso con Gesù, o
con o la mia fede spirituale, ma trasmetterò un dovere che se non faccio questo non sono un bravo cristiano apostolico romano cattolico. E questo non ha niente a che fare con l'essere, questo ha a che fare con il dover essere. Quello che in realtà non provo, non sento e non vivo dentro di me. Allora, noi cosa possiamo dire? Possiamo dire che abbiamo avuto una società che per tanti anni si è fondata sul senso del fare, del dovere, e se una persona si concedeva del tempo, non faceva niente, era inconcepibile. Il poter far niente è inconcepibile. Da questo punto di vista dovremmo prendere esempio dai nostri ragazzi e delle nostre ragazze che per il non far niente sono degli esperti di massimo livello. Da questo punto di vista a loro il concetto del non far niente, non sentirsi in colpa è una cosa che gli riesce così con una facilità enorme. Bisogna trovare ovviamente un equilibrio tra le due dimensioni. Per cui volersi bene non è facile. E qui è lei, la vedete? È la nostra cara Virginia Satir, questa donna che ha tanto dato, tanto ci ha trasmesso, insomma, una donna che io amo tantissimo perché ha una saggezza dentro di sé che nasce oltretutto dalla sua storia di vita, una saggezza non casuale, ma che deriva proprio da quello che lei ha vissuto in prima persona. Cosa vuol dire allora volersi bene? E qui adesso entriamo veramente in una di quelle parti non tanto facili. Qual è la grande difficoltà per ognuno di noi? È accettarsi. Se voi vedete in questa slide, io mi accetto come un essere unico, con somiglianze e differenze rispetto ad ogni altra persona. Non c'è nessun altro esattamente come me. Ecco, prendere coscienza di questo vuol dire incominciare un cammino di accettazione profonda. L'accettazione profonda è quando io per davvero mi conosco, riconosco la mia fragilità. Riconosco i miei limiti, ma riconosco le mie potenzialità, riconosco i miei talenti, riconosco quello che ho da dare agli altri. E in questo famoso gioco, cari amiche e cari amici di Arcole, non solo di Arcole ovviamente, c'è il problema del giudizio degli altri, che nasce fondamentalmente da che cosa? Che nasce dalla cultura della competizione. Noi siamo sempre probabilmente in uno stato di competizione con gli altri. Da qui nasce anche l'invidia. L'invidia che non è altro che vedere la vita dell'altro e invidiare, provare per cui un sentimento di rabbia, anche un sentimento maligno, un sentimento, l'invidia non è mai un bel sentimento, è uno dei peggiori sentimenti, forse il peggiore di tutti è proprio l'invidia, nei confronti della vita dell'altro. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che io mi ritengo di non avere quello che l'altro ha. La competizione del più bravo, del meno bravo, il fatto di continuare a... Guardate che io lo vedo, è la mia professione, ma lo vedete anche voi. Tutti lo vediamo negli ambienti sociali. Il problema di quella malevola competizione, non quella sana competizione che addirittura... mi dà del tuo meglio, mi viene in mente Rudolf Nureyev quando aveva incontrato il più grande ballerino dell'epoca, scusate l'ignoranza, adesso il nome non lo so, magari qualcuno me lo scriva su YouTube, che poi è andato a conoscere, Nureyev aveva 23 anni, questo ne aveva tanti anni di più, ma tra di loro non è nata la cosiddetta invidia, ma una collaborazione. Per cui cosa vuol dire? Vuol dire che c'è quello spirito di competizione che mi porta ad eccellere. Avete in mente quel bellissimo concerto dei tre tenori di Pavarotti?
No, di José Carreras, Plácido Domingo, fantastico, andate a guardarlo, è una cosa da brividi lungo la schiena per tutto il concerto, che si sono incontrati dopo tanti anni, volevano a tutti i costi che fossero rivali, nemici, figuriamoci. E invece loro hanno avuto durante proprio lì la prova una sana competizione, dove ognuno era stimolato dall'altro a dare con la sua voce il meglio di sé. Fatto sta che ne abbiamo goduto tutti. Questa competizione è una competizione positiva, perché è una competizione che in realtà ci fa star bene, non è una competizione che ci fa star male. Spero che tutto vada bene, cari amiche e cari amici che ci state seguendo da casa, che tutti i collegamenti, insomma, che tutto vada come deve andare. Bene, andiamo avanti allora e parliamo adesso di quest'altra affermazione di Virginia Satir. Tutte le attenzioni, l'amore, l'energia, notate tre parole importanti, attenzione, amore, energia sono tre parole importanti che possono essere estese ad ogni altro essere umano, a un figlio, a un amico, a un genitore, a un partner. Le do anche a me stessa, perché io sono un essere unico, perché io sono degno di apprezzamento e di grande autostima. Ma voi cosa provate mentre sentite queste parole? Non è facile arrivare a questo. Io sono convintissimo, non è assolutamente facile arrivare a questo. Anzi, a volte è molto difficile riuscire a cogliere la profondità e la verità di queste parole. Per cui il fatto di darsi attenzione, quanta attenzione diamo alla nostra interiorità? Quanto amore diamo alla nostra vita, alla nostra persona e quanta energia mettiamo per la nostra crescita, quanta energia mettiamo per il nostro star bene, quanta energia mettiamo per mettere dei sani confini tra noi e gli altri, perché a volte bisogna anche saper mettere dei sani confini tra noi e quelle persone che divorano la nostra energia, che ci succhiano, che ci fanno star male. Insomma, che non ci liberano, ma che ci imprigionano in delle dinamiche involutive, non delle dinamiche evolutive, cioè delle dinamiche di crescita. Quanto è importante allora questa cosa qua, cari amiche e cari amici? Io credo che sia importantissimo. Come credo che sia importantissimo capire quest'altra frase, la tua capacità di creare si basa sulla tua capacità di scegliere. Ecco. Tenetela bene, in mente questa frase. La tua capacità di creare si basa sulla tua capacità di scegliere. Volersi bene è scegliere. Scegliere la strada della verità, perché è solo la verità che ci rende liberi. È bellissima l'immagine di questa Virginia Satir, come vedete ormai è alla fine quasi della sua carriera, con una sua allieva e vedi proprio la gioia di una persona che sta con la sua maestra, perché tutti abbiamo bisogno di maestri di vita, tutti abbiamo bisogno ogni tanto di trovare un Virgilio che ci tiri fuori dalla selva oscura in cui ci troviamo, sapete, tutti, tutti. Nessuno di noi può dire mi faccio da me, è veramente sbagliato pensare mi faccio da me, io m'arrangio, io basto a me stessa, a me stesso. Nessuno di noi può bastare a se stesso. E allora Virginia Satir diceva una cosa importante, no? La capacità di scegliere. E il passato, da questo punto di vista, cosa può essere? Può essere un peso, il passato può essere una prigione o può essere un punto di partenza. In realtà, io questo ci tengo a dirlo, non è il passato che ci blocca, perché questa sarebbe acquisire una visione deterministica dell'esistenza. No, no, cari amiche, cari amici, non è il passato che ci blocca, ma è l'incapacità di scegliere che cosa fare di quel passato. Il passato è dietro di noi, ma vedete in questa immagine si va in avanti, noi andiamo verso il futuro, noi siamo nati per andare verso il futuro. La nostra destinazione è il futuro, non è il passato. Nasciamo non per tornare nella pancia della mamma, ma per uscire dalla pancia della mamma. E allora il punto fondamentale per ognuno di noi è domandarsi che cosa fare della valigia del proprio passato.
Ecco, sarebbe importante che ci chiedessimo: ma che cosa ne facciamo noi di questa valigia? Punto di domanda. Che cosa ne vogliamo fare? Punto di domanda. Ecco, se noi allora riusciamo a trovare questa risposta, riusciamo a trovare una risposta chiave della vita. Riconoscere che noi siamo la sorgente delle nostre decisioni e che solo noi possiamo prendere le decisioni del processo interiore. Cosa vuol dire Virginia Satir con questo? Che il processo interiore è quella capacità che noi dovremmo avere di scegliere ciò che ci fa star bene, di scegliere le persone che ci possono aiutare, di scegliere in che modo guarire da una ferita. Non siamo nati per rimanere prigionieri di una ferita. E aggiungo, le nostre ferite non dovrebbero mai farci diventare la persona che non siamo. Questa frase è tra le mie top 10, perché ricordarsi che per quanto possiamo avere avuto un passato difficile, contorto, doloroso, bloccato, pieno di nefandezza, di immondizie, di cose sbagliate, di legami vischiosi, ma metteteci di povertà, di umiliazioni, di degrado, metteteci tutto quello che volete voi. Ma per quanto noi possiamo essere vissuti all'interno di questo passato, la verità è che sta a noi decidere che cosa farne. Dobbiamo scegliere che cosa farne. Questo ve lo dico molto chiaramente. Non lo dico io, attenzione, lo dicono le ricerche di tutti questi anni. Noi, per fortuna, non siamo schiavi del determinismo, né genetico e neanche ambientale. Come diceva Viktor Frankl, noi possediamo l'ultima delle libertà, che sarebbe la capacità di decidere che cosa vogliamo fare, la decisione del nostro processo interiore. Michelangelo diceva: ancora imparo, I am still learning. Io sto ancora imparando. Se c'è una cosa importante della vita è decidere che dobbiamo imparare, che dobbiamo continuare ad imparare. E abbiamo sempre la possibilità di imparare oggi quello che ieri non ci è stato insegnato. Se c'è una cosa intelligente da fare nella vita è decidere di imparare. Come diceva il nostro caro Henry Ford, si smette di crescere e si incomincia ad invecchiare il giorno in cui si smette di imparare. Il giorno che noi smettiamo di imparare, di apprendere, diventiamo improvvisamente vecchi, per forza, perché i nostri circuiti mentali e anche i nostri circuiti emotivi rimangono esattamente bloccati dove sono. Per cui non abbiamo cioè la possibilità di andare in una nuova direzione. Non possiamo pensare di evolvere nel momento in cui ci troviamo in situazioni come queste. Questo è importante da capire, molto importante da capire, importantissimo da capire. E dunque, se adesso noi spostiamo il nostro viaggio, questo volersi bene che il comune di Arcole ci sta regalando, e mi piacerebbe anche che qualcuno di voi avesse il dire grazie a chi ci dà la possibilità in questa bella serata di stare insieme. Ecco, stavo dicendo quanto è importante il concetto dell'amare se stessi e di amare l'altro in modo maturo. C'è chi dice: io amo prima gli altri e dopo me. E qualcun altro può dire: io amo prima me e dopo gli altri. Non è un'equazione. In realtà sono queste due frasi un'equivalenza. Sono come due metri, due misure che l'uno con l'altro creano un equilibrio. Per cui il rischio è questo. Il rischio è che se io amo troppo me, se io penso solo a me, divento narciso. Per cui il problema di amare se stessi patologico, immaturo, è quello di continuare a ricercare attenzioni su di sé,
Poi questo può diventare dipendenza affettiva, altre volte può diventare narcisismo patologico. Qui ci sono tante sfumature, tante realtà diverse. Diciamo che amare soltanto, esclusivamente se stessi non è altro che una forma di, chiamiamola di immaturità, cioè non andiamo oltre. Ovviamente ha dei vantaggi, perché la persona che pensa sempre soltanto a se stessa, ovviamente, soffrirà di meno, è meno empatica, avrà meno delusioni, e molto spesso è una persona manipolatrice. Ecco, devo dire che ci sono dei bravissimi, delle bravissime manipolatrici nella nostra società, ci sono sempre stati, sempre ci saranno, che riescono proprio per ottenere qualcosa su di sé, a manovrare e a capire come pilotare gli altri. Ma è anche vero, cari amiche, cari amici, che c'è un'altra realtà, cioè la realtà che se io amo troppo gli altri, non è detto che questo sia sempre altruismo. Perché a volte amare gli altri è un modo sottile per cercare di ricevere una corrispondenza che non riesco ad ottenere perché non so amare me stesso. Per cui anche dietro il prendersi cura del prossimo, c'è addirittura, pensate cosa vi dico adesso, spero di dirlo in maniera chiara e non equivocabile, una forma di manipolazione ancora più sottile, perché l'egoista lo vedi, lo riconosci più facilmente, ma la persona che sembra generosa, che si dà agli altri e in realtà lo fa perché ha un suo bisogno, la vedi molto di meno. Probabilmente la vedi quando è troppo tardi. E queste persone hanno la capacità di metterti attorno la tela del ragno. Avete presente i ragni? I ragni sono gli animali. Ti mettono questa meravigliosa tela attorno tu e tu ci stai anche bene, anzi, ti rilassi, ti diventa quasi un'amaca la presenza di queste persone. Solo che più va avanti, questo diventa poi un rapporto possessivo. Diventi cioè prigioniero della rete, non riesci più a liberarti dalla ragnatela. E guardate che questo capita, sapete? Fidatevi che capita, che capita. Per cui nella relazione con l'altro può dominare il bisogno di conferma, di essere amati, di sentirsi importanti, vedete, e di rivalsa, o l'aspirazione a donarsi, a rendere felice l'altro, a favorire la sua crescita. Come vedete, possono esserci due dinamiche completamente diverse. Questo penso che non ci sia bisogno che ve lo dica, lo comprendete benissimo anche voi. Due dinamiche talmente diverse, tra virgolette, che le persone, sulla base di quello che vanno a, come dire, instaurare, decideranno se orientarsi nella direzione della dipendenza o, come vedete, in quella del controllo dell'altro. Insomma, sono delle forme queste che non fanno crescere le relazioni e non fanno crescere le persone. D'altronde, la dimensione, tra virgolette, bisognevole comporta, lo dicevamo prima, forme di manipolazione, di dominio psicologico, di dipendenza affettiva. E questo è un po', se vogliamo, il problema di molte relazioni affettive. E questa forse è la dinamica più presente all'interno dell'essere umano. Cioè, spesso all'interno dell'essere umano noi notiamo che ci sono queste dinamiche qua, della manipolazione. E per cui noi vediamo che c'è una difficoltà, c'è proprio una reale difficoltà ad avere una sana relazione. La dipendenza affettiva è quando io ho talmente bisogno di essere nutrito, ho talmente bisogno che ci sia qualcuno che mi voglia bene, che sono disposto a diventare il suo cagnolino. Infatti viene chiamata anche in America questa la sindrome del cagnolino, perché ti dà proprio l'idea, no, di quella persona sempre fedele che ti dice sempre sì, che non ti dà mai, la tratti male, rimane sempre lì, ferma, non ti dice mai quello che pensa, quello che sente. La sindrome del cagnolino può essere presente nella coppia, ma attenzione alle figlio e figli che cadono in questa sindrome perché sono quelli che in adolescenza poi daranno più problemi.
Per due motivi. Il primo, perché se si ribellano viene su un uragano, perché quanto più devono staccarsi, tanto più devono essere violenti. Rifletteteci, se io sono molto attaccato a qualcosa e me ne devo staccare, più colla c'è, più devo fare forza per staccarmi da questa colla, no? Il secondo rischio qual è? Che non si stacchino più e che adottino quella stessa modalità che hanno avuto col genitore, con chi? Con i loro partner. O con altre persone, anche nell'amicizia può esistere questo. Interessante che queste dinamiche che vi sto dicendo del volersi bene e del voler bene sono anche nelle relazioni d'amicizia. Pensate un po', cioè praticamente sono dappertutto, ma veramente dappertutto. Stiamo facendo un bel viaggio, sapete. Spero che vada tutto bene, che state seguendo bene, che non ci siano problemi tecnici e che questa diretta, ricordo che siamo rigorosamente in diretta, sono esattamente le 21 e 20, per cui sono già 50 minuti che stiamo parlando, ma ripeto, termineremo molto presto, per le 1:40 abbiamo finito. Detto ciò, guardiamo un po' questo. Cerchiamo di comprendere bene questo. Che cos'è la dimensione benevola? Beh, la dimensione benevola è molto bella, è molto bella. È il desiderio del bene. E quando noi desideriamo il bene dell'altro, è quando noi amiamo talmente un'altra persona che siamo disposti veramente a metterci da parte. È la promozione della sua libertà, non c'è cosa più bella, ma veramente cosa più bella che donare la libertà. Ah, quanto è bello rendere libere le persone. Dio ci ha donato la libertà, ma oltre ad avercela donata, ha fatto di tutto per renderci liberi. Notate bene la differenza. Ci siamo in partenza liberi, ma ha fatto di tutto per farci comprendere in che modo far sì che la libertà sia uno strumento di realizzazione. Capite l'importanza della libertà? Per cui, quando le relazioni sono sane, ci si sente legati. Io mi sento legato, per forza, come faccio a non sentirmi legato? Ma non mi sento vincolato. Sentite la sottigliezza. Essere legati non significa essere vincolati. Sono due cose completamente diverse. Mi sento legato a te, ho il senso di appartenenza a te. Tu sei mia moglie, tu sei mia figlia, tu sei mia mamma, tu sei mio fratello, tu sei il mio amico. Ma non mi sento vincolato, non ti vincola a me, non ti obbligo ad essere vincolato, stretto a doppia mandata ai miei desideri, ai miei bisogni. No, questo è comunità. Nelle comunità di esseri umani ci sono delle comunità che creano degli ottimi legami, ma poi ognuno è libero di andare, di non andare. Se invece uno non va dove c'è il vincolo, perché non sei venuto? Dove sei stato? Ma lo sai che dovevi venire, ma lo sai che il tuo dovere è essere presente. Capite la differenza fondamentale che c'è tra il vincolo e il legame? È una differenza incredibile. L'altro, oltretutto, è accettato per quello che è e non si desidera che cosa? Il suo cambiamento. Cioè non si desidera che l'altro diventi a mia immagine e somiglianza, no? Che le cose che piacciono a me devono piacere anche a lui. Che le cose che voglio io le deve volere anche lui. Ma nei termini più semplici, deve fare gli studi che ritengo essere prestigiosi. I genitori che impongono, ancora oggi ce ne sono tanti, lo so perché faccio test di orientamento ogni anno, perché vi posso garantire che in realtà, con tutte le buone intenzioni, non si discutono le buone intenzioni. Ma se un figlio non è per un liceo scientifico, o un liceo classico, o un istituto tecnico, ma perché a tutti i costi dobbiamo convincerlo che quello è l'indirizzo che fa per lui, perché un domani potrà fare questo, quello e quell'altro? Tutto bene a livello di ragionamento, ma il cuore di un essere umano non è il nostro desiderio. In quel cuore ci sono desideri e aspirazioni che noi neanche possiamo immaginare. E io me lo domando sempre, le mie figlie un domani, quando dovranno scegliere una professione, cosa sceglieranno? In cuor mio, sinceramente, mi piacerebbe che almeno una delle due venisse a lavorare con me, sarei più che felice.
però so anche che la loro strada è la loro strada. Potrebbe essere come non essere, ma è la loro strada. È una cosa che deve nascere da dentro di loro. Ecco, quando noi invece vogliamo a tutti i costi cambiare qualcuno e mettergli dentro quello che non c'è, lui, che significa che non stiamo amando per davvero. Questo non è voler bene, perché che differenza c'è tra amare e voler bene? Questa è una bella domanda. Che differenza c'è tra amare e voler bene? Adesso io vorrei sapere perché mi sono fatto questa domanda e non c'è neanche la risposta, non mi ero neanche preparato, mi sono inguaiato da solo. Ma proviamo a dire una cosa, che amare è una bella parola, no? Ti amo. Ma è una parola un po' più rischiosa per certi versi. E dico anche perché. Perché nel momento in cui dico ti amo, è più facile che al centro di questa parola ci sia un mio bisogno. Quando invece dico ti voglio bene, è il tu che metto davanti. Ti voglio bene. Non si dice a una persona mi voglio bene, ma si dice ti voglio bene. Allora, il bene indica la realizzazione dell'altro. Spesso nel dire ti amo c'è un bisogno captativo, cioè una fame d'affetto, c'è un desiderio di possesso, c'è una ferita affettiva che parla, c'è un qualcosa che viene detto, ma anche con convinzione, perché ripeto, poi queste cose vengono dette con convinzione, cari amiche, cari amici di Arcole, non è che vengono dette così, non vengono dette con convinzione, cioè lo diciamo da convinti, ma in realtà il substrato è che dietro il ti amo, a volte, per non dire spesso, si nascondono delle patologie. Il ti voglio bene può anche questo portare a una patologia, ma è un rapporto, come dire, meno erotico, meno di piacere, meno di possesso. È un rapporto, infatti, generalmente a un amico, cos'è che gli dici? Più che dirgli ti amo, gli dici ti voglio bene. Cosa vuol dire allora? Vuol dire la capacità di creare dei legami. Insomma, stiamo dicendo delle cose molto belle. Allora, vediamo se adesso riusciamo, non so, ve lo dico subito, se ci riesco, questo ve lo dico, perché sto facendo anch'io degli esperimenti, se ogni tanto non vi guardo in camera, non preoccupatevi, ma sono qui che mi devo arrangiare con quello che ho per cercare di farvi vedere alcune cose. Allora, adesso io cercherò di farvi vedere una cosa, per cui cercherò, se ci riesco, se non ci riesco, pazienza, che mi sembra possa commentare bene quello che vi sto per far vedere, mi sembra che possa commentare bene quello che stiamo dicendo. È un filmato, è tratto da un film, parla di Madre Teresa di Calcutta. Ecco, ve lo faccio vedere perché nella sua semplicità, non dura tanto, nella sua semplicità si parla proprio dell'amore e si parla proprio del volersi bene e del voler bene in una forma, secondo me, pulita, cioè nel senso giusto proprio del termine. Ve lo faccio vedere e poi lo commentiamo insieme. Vediamo se riusciamo a farlo. Ritorniamo dunque nella seconda parte. C'è stata un'interruzione, come avete visto, è caduto il collegamento, ma riprendiamo il nostro collegamento con la seconda parte. Casomai potete unire dalla prima alla seconda, anche perché eravamo già verso la fine. Chiedo scusa di questo disguido. Ma come vedete, ogni tanto tecnicamente c'è qualcosa che non va. Riprendiamo allora il nostro viaggio. Volersi bene è essere in pace con se stessi, consapevoli della misteriosa ineluttabilità della morte e consapevoli di come essa faccia parte della vita per potersi esprimere in modo autentico senza sentirsi in guerra con la vita o con qualcuno. Cioè, il volersi bene è un sentimento che porta fondamentalmente alla pace, per cui che porta a un sentimento di serenità, a un sentimento dove noi ci sentiamo davvero in armonia. Come
Cosa vuol dire essere consapevoli della misteriosa ineluttabilità della morte? Che più una persona prende coscienza che la sua vita ha un limite, più riesce a dare alla sua vita il valore delle giuste scelte. Se noi ci dimentichiamo di questo, è come diventare ubriachi. Se una persona diventa ubriaca o è sotto l'effetto della droga, ma potremmo citare tanti altri esempi, perde esattamente il senso della realtà. La morte è la cosa più reale che abbiamo sulla vita. E se allora io riesco a fare questo, riesco anche a trovare un senso di pace, cioè riesco anche a comprendere che non vale la pena combattere con gli esseri umani. Andremo tutti nella stessa direzione, ci dovremo tutti presentare un domani davanti alla realtà della nostra morte e lì dovremo fare un po' i conti di come abbiamo vissuto la nostra vita. Andiamo avanti allora, cari amiche e cari amici, con un'altra slide che dice la più dolce, più cara, più umana, più potente, più universale delle passioni che si fa pur luogo in chiunque ha cuore e maggiormente in chi l'ha più magnanimo e similmente ancor nei più gagliardi ed esercitati di corpo e nei più guerrieri. Il nostro Giacomo Leopardi nello Zibaldone ha dato questa descrizione della parola amore. Per cui vedete passione, magnanimo, per cui il senso della nobiltà, gagliardo, vivacità. Ma c'è una cosa che mi ha colpito, il termine guerrieri. Ecco, ritorna la nostra madre Teresa, occorre la forza di un guerriero per amare in modo benevole, altruista e gratuito, perché a volte l'amore viene sempre descritto solo in termini romantici, in termini fusionali, dove tutto va bene, ma a volte è proprio una lotta, si fa proprio fatica. Come accettare pienamente se stessi, e lo dico con piena consapevolezza, accettare pienamente se stessi non è sempre una cosa così facile, così immediata. Anzi, è la condizione base attraverso la quale noi impariamo ad amare gli altri, perché è esattamente nella misura in cui riusciamo ad amare noi che riusciamo ad amare gli altri. È la misura dell'amore. Ama il prossimo tuo come te stesso. Non l'ho detto io. L'ha detto la persona, il maestro dei maestri. E allora da questo punto di vista, anche questa bella affermazione, no, di Bill Wilson, chi è Bill Wilson? Questa è una storia, sarebbe una storia da conoscere, chissà che un giorno non la conosceremo per davvero. È la storia di una persona che ha combattuto per tanti anni una delle più dure battaglie, quella contro l'alcol, cioè contro la dipendenza. E un giorno incontra Dio. Incontra un amico che lo porta da Dio e mentre sta per morire, fondamentalmente, ha questo incontro che gli cambia la vita. Lui e questo suo amico sono quelli che hanno fondato l'Associazione Alcolisti Anonimi, che è la prima grande organizzazione di mutuo aiuto a livello mondiale. Nel coraggio di dichiarare i propri bisogni, gli Alcolisti Anonimi hanno, no? Quella famosa preghiera della serenità, credo che qualcuno di voi la conosca, cioè Signore, dammi la forza di accettare le cose che non possono essere cambiate, il coraggio di cambiare quelle che possono essere cambiate e la saggezza di riconoscerne la differenza. È la preghiera della serenità. Questa è proprio una preghiera che dà serenità, perché è così che dovremmo fare. E allora accettare di non essere stati amati come avremmo voluto è un atto di liberazione. Se non l'accettiamo saremo prigionieri per tutta la vita di un risentimento di quello che non ci è stato dato. Per cui, nel coraggio di dichiarare i propri bisogni, di esporre la propria vulnerabilità e nell'umiltà di chiedere aiuto, risiede la capacità di divenire pienamente umani e persone autentiche. Ecco, io credo che in questa bella immagine di Bill Wilson abbiamo un po', in qualche modo la sintesi. Vorrei chiudere questo, nostro incontro. Qualcuno di voi è ritornato a collegarsi in, diretta. E stavo dicendo, è importante,
agire nella direzione del volersi bene. Tutto quello che abbiamo detto questa sera, cari amiche, cari amici di Arcole, ha senso se poi riusciamo a fare anche dei passi in più. E il primo passo è scrivere i nomi di persone a cui vogliamo bene, a cui non l'abbiamo mai detto, o è che è da tempo che non glielo diciamo. E poi quando abbiamo scritto questo nome, dovremmo scrivere a questa persona, ma non perché è un esercizio da fare come i compiti per casa che uno non ha voglia di fare ed è costretto a farli. E scrivere ti voglio bene, già è un primo passo. Poi si potrà decidere se fare il secondo passo. Ci sono dei momenti in cui dobbiamo decidere se siamo pronti o non siamo pronti. Come diceva quel famoso detto, sentite che bello che è, il maestro compare quando l'allievo è pronto. È bellissimo. Per cui non si può forzare il tempo della crescita di un'altra persona. A volte amare vuol dire dare all'altro il tempo dell'attesa, restituirgli quel tempo in cui dovrà elaborare. Io mi ricordo sempre, in un momento particolare della mia vita, quando Padre Francesco mi ha detto, ascolta, tu in questo momento non sei in grado di decidere, sei troppo arrabbiato. Tu adesso aspetta che la rabbia ti passi, poi prendi la tua decisione. Fidarsi di una persona saggia è un modo per acquisire saggezza. Così ho fatto e in effetti aveva ragione lui. Secondo consiglio che vi do. Pensate a una persona che potrebbe darvi aiuto in qualcosa di specifico e che per pudore o per orgoglio non avete mai interpellato. Questa persona non è che deve essere per forza un professionista, attenzione, non è che deve essere per forza una persona che abbia chissà quali competenze, perché questa persona potrebbe essere il mio amico, potrebbe essere un prete, potrebbe essere un collega di lavoro, potrebbe essere un parente, potrebbe essere chiunque. L'importante è capire, come dicevamo all'inizio di questa nostra bella serata, che non possiamo fare tutto da soli. Non possiamo fare tutto da soli. E allora questa capacità che noi dovremmo avere di chiedere, no, aiuto specifico, deve superare quell'orgoglio che ha fatto più danni del petrolio, questa la troviamo in una canzone di Vasco Rossi, e poi il pudore, che è quella naturale vergogna che abbiamo nel chiedere aiuto o nel dichiarare in qualche modo la nostra fragilità. Ma, cari amiche, cari amici di Arcole, siamo arrivati davvero ormai alla fine, c'è questa bellissima frase, fai pace con te stesso, con un fatto, con una persona, con un rimpianto, con un errore che hai fatto, e di a te stesso. Non è mai troppo tardi per volersi bene e cominciare un nuovo viaggio. Sì, io credo davvero che non sia mai troppo tardi. Io credo che ci sia sempre la possibilità per ciascuno di noi di iniziare un viaggio e di capire che possiamo sempre, in qualsiasi momento della nostra vita, decidere di fare qualcosa che non abbiamo mai fatto sino a quel momento. E questo lo possiamo fare nel momento in cui davvero decidiamo che è giunto il momento di fare. Insomma, di fare questo buon viaggio della vita e di vivere con serenità, con quella capacità di umiltà che non dovrebbe mai venire a meno nella vita, che a volte comporta anche la capacità, lo dico, di mettersi in ginocchio. Proprio qui, forse no, forse sì, sempre qui e siamo noi, ancora quelli noi, con le ferite dei duelli, le spalle di fardelli noi, che abbiamo spinto il cuore. E come dice questo brano di Francesco De Gregori,
Certe volte non ho parole per ringraziare di tutti i giorni di pioggia che Dio manda in terra. Spesso noi volentieri vorremmo soltanto le giornate di sole e vorremmo soltanto, come in questi giorni meravigliosi, qui a Verona c'è un tempo straordinario, un caldo oggi bellissimo, proprio bello, ma la pioggia. E la pioggia è, se vogliamo, il dolore, la pioggia, se vogliamo, è la tristezza, la pioggia è l'abbraccio mancato, è il bacio rubato, è il tradimento subito, è la delusione a cui siamo andati incontro. Ma d'altronde, cari amiche e cari amici, se noi non abbiamo questa capacità di, come dire, accettare i giorni di pioggia, come potremmo far nascere, se non c'è la pioggia, qualcosa di nuovo? Come possiamo dare vita se non c'è la pioggia? Il dolore nessuno lo vuole e nessuno di noi deve pensare che il dolore sia una cosa bella. Il dolore non è una cosa bella, il dolore è una cosa che fa male, il dolore fa soffrire, ma il dolore fa parte della vita. E come dico sempre ai miei cari genitori che mi stanno seguendo in questo momento, un bravo genitore non è che non vuole evitare un dolore a un figlio, perché se così facesse, quando poi il figlio lo incontrerà sarà fragile, ma dovrà insegnare come si va incontro, come si riesce a sopportarlo, come si riesce, insomma, in qualche modo ad affrontare questo viaggio della vita. Direi, cari amiche e cari amici, che siamo arrivati alla fine di questo nostro incontro, siamo arrivati alla fine di un incontro che ci dà la possibilità di riflettere, di capire, di stare insieme e soprattutto di apprezzare che cosa vuol dire volersi bene e cosa vuol dire voler bene. Gli anni più belli noi, in una fugata ribelli, un pugno di granelli noi, che abbiamo preso strade per cercare noi gli anni più belli. E vorrei naturalmente alla fine di questa nostra conferenza ringraziarvi di essere stati, ho letto tutti i vostri saluti, ricordo che dobbiamo dire grazie soprattutto al comune di Arcole, che viene rappresentato dalla figura del dottor Riccardo Godi, ma non soltanto lui, c'è tutta la sua equip che lavora con lui. E a Dio piacendo noi avremo la possibilità di rincontrarci in un'altra serata, sperando nel prossimo puntata il collegamento, come è accaduto in questa situazione, e di poter condividere un'altra tematica nella modalità che abbiamo fatto. Se volete scrivere, scriveteci pure alla chat. Adesso vedo che c'è ancora qualcuno che si è ricollegato in diretta, proprio saluto le persone che sono ovviamente molto di meno, ma che sono comunque ancora in diretta. Vi saluto, saluto Ivana che mi ha salutato, ma poi saluto tutte le persone che ho visto essere presenti nella chat, cioè che hanno salutato. Vi ringrazio di cuore e buona serata, buona continuazione. Sono le 21:57, per cui siamo stati insieme, direi, nel po', siamo venuti bene questo viaggio. Come vedete, il viaggio continua, frase che amo ripetere spesso, perché penso davvero che la vita sia. Grazie di cuore di nuovo a tutti voi e naturalmente seguiteci sul canale Facebook del Centro di Evolution, dove metteremo puntualmente la pubblicità delle nuove conferenze in diretta. Colgo l'occasione anche per dire a qualcuno di voi che sono in programmazione dei webinar. I webinar sono dei corsi che vengono fatti da questa piattaforma, ancora quelli dove ci sono delle tematiche con le ferite ci sarà davvero la possibilità di fare un viaggio. Abbiamo spinto il cuore a battere per noi gli anni più belli di Erickson, che siamo stati noi agnelli, l'anima fratelli noi. Ma troverete tutti questi programmi abbiamo chiesto al cielo di ridare a noi. Io vi ringrazio di cuore. Vedo che sono arrivati degli altri saluti che voglio leggere, per farvi vedere che siamo anche dal vivo. Monica che scrive grazie coach dei coach, beh, esageriamo. Mentre Prisca, grazie coach, bellissima serata, bellissimo viaggio.
Bene, io vi ringrazio. C'è anche El Vigno de Atapuerca, spero di pronunciare bene, che mi fa con la manina. Io lo saluto e lo ringrazio, vi do un abbraccio virtuale a tutti quanti, senza il rischio di contagio. Speriamo davvero di ritrovare un giorno quel feeling che c'è quando ci troviamo dal vivo uno davanti all'altro. Siamo davvero arrivati alla fine del nostro viaggio. Ho letto tutto quanto. No, è arrivato un altro messaggio. Colonna sonora finale troppo alta, non si è sentito niente. Ecco, questo è un problema tecnico. Grazie della comunicazione, così almeno abbiamo anche la comunicazione. Speriamo che così adesso le cose vadano meglio, che mi sentiate meglio. Ho abbassato il volume della colonna sonora. Grazie di cuore comunque. Chiudiamo adesso il collegamento. Ricordo che avete lo streaming delle due puntate della serata sul canale di YouTube, per cui se voi andate potrete rivedere o far pubblicità alle amiche e agli amici che avete a cuore. Grazie di cuore, naturalmente un abbraccio a tutti voi. Lo streaming della diretta termina qui, in questo momento. Ciao a tutti.